E ciao a tutti amici ignaziani, bentornati. Eccoci qua ancora, scusate, ieri abbiamo fatto un video così molto improvvisato con delle voci di sottofondo. Siamo qui, siamo in trasferta, può succedere di tutto, poi su Ignazio Channel, come sapete, succede sempre di tutto. Proseguiamo con FIFA 20, abbiamo visto ieri una grande semifinale di Europa League contro il Manchester all'Old Trafford in cui Ignacio ha piazzato una bella doppietta e quindi siamo in pista per andare alla finalissima. Vediamo oggi che cosa può succedere. Certamente in casa andiamo a vincere. Non so se c'è una partita in mezzo, forse abbiamo. Noi abbiamo direttamente il ritorno con il Manchester. Noi siamo un po' lenti, lagghiamo stamattina, che lag. Non ce la possiamo fare. Abbiamo il Manchester. Abbiamo subito il Manchester. Vediamo. Abbiamo già il ritorno. Oh wow. Ah no, perché abbiamo giocato, è vero, il campionato l'ho giocato non in diretta, con il Verona abbiamo giocato. Tra l'altro una brutta squadra con il Verona, abbiamo vinto 4-2. Abbiamo vinto 4-2, doppietta di Iago Falque e gol di Berenguer. E chi ha segnato poi? Ha segnato anche Andrea. Ha fatto un gol Andrea con Bala. Adesso non mi ricordo chi ha segnato. Vabbè. Continuiamo. Abbiamo in casa il Manchester. Abbiamo la rosa dei titolari. Dovrebbe essere tutti a posto. Andiamocela a giocare questo ritorno. Ritorno. La semifinale di Champions, speriamo bene. E andiamo a giocarci la finalissima. Saranno imbestialiti il Manchester. No, non gioco gli allenamenti, eh. Perché sono già abbastanza nervoso. Passaggio raso terra, ora no, sono stanco. Molto stanco, molto stanco. Procediamo. Options, dai. Via, via. Voglio giocare la partita. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il Forza momento India. della verità, stiamo per cominciare. Forza ragazzi, concentrati, eh. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Amici appassionati di grande calcio, un saluto, la Ecco veloce parola India. Stefano Nava con Chissà me, se come metteranno la faccia sempre. di Si India. chiudono i Su giochi, FIFA 21 solo sarà una potrà difficile per giocarsi India la nel finale della frattempo, UEFA mentre Europa noi League. Sfida tra abbiamo fatto più Torino e dirette perché Manchester eravamo impegnati in United. Fortnite. Padroni di casa che possono India è stato contare sul trasferito prezioso al vantaggio Watford, maturato all'andata. Sulla carta potrebbero anche decidere di difenderlo. squadra Di sicuro la partita dovranno con cui l'Udinese farla gli molto ospiti se vogliono spesso recuperare. si scambia giocatori. Ecco la formazione di partenza del Toro. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro, dunque 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsela a viso aperto, lo spettacolo potrebbe guadagnarne. Vediamo in campo la formazione del Manchester United. De Gea in porta, dietro Smalling fa coppia con Maguire. Alexis Sanchez insieme a Cengiz Under, defilato sull'out. Attacco con Marcus Rashford come unica punta. E tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. È arrivato dunque il gol che gli consente di raggiungere la vetta della classifica cannonieri di tutti i tempi, con un altro sarebbe il leader assoluto. E ci proverà a farlo, sicuramente sarebbe la degna conclusione di una giornata che gli ha regalato un traguardo importantissimo. Pereira. Mi sta laggando. È sicuramente fra i giocatori da seguire, fra quelli in campo oggi. È uno da cui ci si può aspettare di tutto quando ha il possesso della palla. È capace di cambiare la partita con una giocata difficile, veramente difficile da marcare quando è in forma. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Partita difficile perché il Manchester, avendo perso 2-0 in casa, sono avvelenati. Foden, Pussetto. Cerca di bucata per il compagno. Zaza, palla lunga sul secondo palo. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, Era l'intenzione fuori era gioco, buona. Belotti, fuori L'esecuzione gioco. decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Danilo Pereira. Vedremo di fare una diretta anche con il
dell'Udinese oggi, anche abbiamo alcune novità anche per la carriera FIFA 19 con l'Udinese. Sta laggando da morire. Baselli, Odriozola, occhio all'avanzata, Pussetto, lo vede, è il portiere, De Gea conquistano una buona punizione, distanza favorevole. Prova ad andare, il riflesso di De Gea che si salva in corner. Occhio al tocco in mezzo. Noto che io non so battere le punizioni. Odriozola sta giocando bene. Izzo, Odriozola può colpire da lì. Intervento duro, mi aspetto un giallo. Allora, ma ci sono dubbi, no? Qui, ammonizione. Ci sta tutta. Ammazzatelo allora. Posizione interessante, può anche andare direttamente in porta da lì. L'aveva calciata bene, conclusione che finisce non lontano dai pali. Se avesse inquadrato lo specchio della porta probabilmente sarebbe stato gol. Non credo che il portiere ci sarebbe arrivato. Ha ragione, chi l'ha inquadrato lo specchio della porta? Io Alexis sicuramente Sanchez. No, non so tirare le punizioni. Lingard, Rashford, Javi Martinez. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Gran palla. Attenzione, pericolo. De Gea, palla ancora in gioco. Sono mangiato un gol. Danilo Pereira, Javi Martinez. Perdono palla banalmente. Belotti, Pussetto, Nkulu, occhio a Baselli, il gallo Belotti, Palacios, portiere che blocca il tiro, bravo qui. Lingard, si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Alexis Sanchez, vediamo se crossa. Occhio a Young, tutto fermo, l'arbitro ferma Sanchez in fuorigioco. Semifinale che sembra avere un solo padrone, almeno fino a questo momento, di Pi. De Gea ha salvato due gol. Secondo tempo che comincia col primo possesso United. Ha salvato due gol oggi De Gea. Lingard, Javi Martinez, Rashford, potrebbe crossare, rientra all'interno, efficace il pressing dei difensori che vanno a disturbare l'attaccante. Era difficile inquadrare la porta in quelle condizioni. Il bug del rinvio, c'è qualcosa. Nkulu, il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa e potrete ovviamente seguirlo in diretta come sempre su EA Sports. Possesso palla per gli avversari, interviene bene e spazza. Pussetto, Zaza, Foden, buona l'intuizione qui. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria, dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria.
si sono portati avanti, adesso nella doppia sfida dovranno difendere questo risultato. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Abbiamo la finale, e c'è un signori, cambio adesso in arrivo dire. Per la squadra ospite. Qui c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Smalling, Lingard, Rashford, passaggio impreciso, pallone intercettato. Ünder, Javi Martinez, Lingard, Ünder, Javi Martinez, giocata di qualità per intercettare il pallone. Rashford, nessun problema qui per Sirigu. Pallone interessante. Attenzione perché è pericoloso. Il tuffo che evita il gol. Grande Igna. Ben pensierire Igna. Corner in aria. De Gea. Lagga, non ho capito che è successo, non vedo più niente. Eccoci qua, siamo tornati. Qua c'è stato un lag pazzesco. Scusate. Eccoci qua. Forse siamo tornati. Eccoci. Le due squadre. Ho capito che cosa sta succedendo. Devo andare Alexis Sanchez sulla parte. Scusate, è stato un lag pazzesco. Palacios. Belotti. Buona posizione. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Beh, questa è una distanza importante. Vedremo se proverà lo stesso a concludere in gol. Sceglie il tocco corto. Riconquista palla con il tackle. Occhio alla ripartenza. Scusate, Danilo, ma non Pereira. Si capisce niente. Con questa connessione sta impazzendo. Van Bissacca. Maguire. Come stiamo giocando nel niente. Perdono palla banalmente. Attenzione al movimento dei compagni. Può ricevere una posizione interessante. Murato dal difensore. Palacios. Nkulu. Bravo qui a smarcarsi. Centra in pieno il difensore. Javi Martinez. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Palacios. Hanno avuto la meglio sui loro avversari a termine. Zaza. È stata una partita dura. Ce l'abbiamo fatta. Siamo in testa finale. Che non c'entra la possiamo porta, dire. Siamo in finale. Facciamo un'intervista dopo partita perché siamo andati in finale e siamo in finale con il Toro. Scusate se sono un po' scollegato, ma c'è il lag, quindi le cose che accadono in realtà nella play qui nello schermo mi si vedono con qualche secondo di ritardo. Siamo in finale e quindi siamo in finale con il Lipsia. Siamo in finale con il Lipsia, penso che ce la possiamo fare tranquillamente con questo Toro, andare a prendere il primo trofeo, la Europa League. Facciamo questa intervista. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Merita tutti i complimenti, bravo Belotti, grande bandiera. Abbiamo giocato male. Vi siete conquistati l'accesso alla finale, ha qualcosa da dire? Devo ringraziare i ragazzi. Okay. Liberiamo il mister, è tutto. Ah, scusa. Scusatemi, sono tornato, è successo un macello qua perché è partito l'audio, è partito tutto. Comunque, siamo finita la partita, siamo andati in finale con il Lipsia.
Avete avuto un lungo periodo in cui io parlavo, ma non si sentiva nulla. Ma siamo tornati, ma siamo ancora un po' arrugginiti, in rodaggio con queste dirette nuove di Ignazio Channel, dove c'è la riproduzione remota della PS4, perché non funziona ancora con questa connessione granché bene. Grazie di essere stati con noi, Ignazio Channel, e vedremo di fare una diretta con FIFA 19, forse anche in giornata. Ciao ragazzi, forse Ignazio.